e aver letto anche il libro. Stiamo parlando del musical della Warner Bros. Che si intitolerà, insomma, La fabbrica di cioccolato. E sì, perché Timothée Chalamet sarà lui nei panni del cioccolataio più famoso al mondo. Il giovane attore quindi sarà Willy Wonka. Non sono trapelati ancora molti dettagli sulla trama, ma si tratta di una sorta di prequel in cui viene esplorata l'infanzia di colui che diventerà poi il creatore della fabbrica di cioccolato. Nel film Chalamet balla e canta. Secondo quanto scrive Variety, non è previsto il personaggio di Charlie Bucket, il ragazzino che, non so se ve lo ricordate, se avete mai letto il libro, e quindi sia nel libro La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl, sia nei due film da esso ispirati, trova il biglietto d'oro ed eredita la Wonka, ovvero la fabbrica. Ebbene, non ci sarà nel musical questo personaggio. Il musical è ambientato prima che fosse realizzata proprio la fabbrica, e naturalmente i due film, lo ricordiamo, sono tratti dal romanzo Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato del 1971, diretto da Mel Stewart con Gene Wilder, e un reboot del 2005 di Tim Burton con Johnny Depp. Li ho visti entrambi, devo dirvi la verità, io li ho visti entrambi, mi sono piaciuti, anche se credo che quello con Gene Wilder sia, secondo me, il migliore, forse anche perché, insomma, era il primo ed è quello che un po' ci ha portato in questa fabbrica, in questa storia. Beh, perché no, vi invito comunque a vederlo, magari in una delle vostre serate, quando siamo ancora a casa. Intanto arriva la musica, andiamo nel 1987, loro avevano i capelli lunghissimi, ecco, andrebbero bene per l'Eurovision Song Contest, loro sono gli Europe e questa è la loro Carrie. Buonanotte. Mattina su TRS Radio, nello spazio Il Mattino Loro in Bocca, insieme fino alle 12. Buongiorno, ciao, come state? Ah, mi vedete in una versione un po' diversa dallo studio radiofonico, siamo nella versione casalinga, eh sì, infatti ieri non abbiamo potuto essere insieme nella nostra diretta del martedì mattina a parlare di musica e di vinili perché, ahimè, sono in isolamento fiduciario perché sto aspettando il risultato del tampone di mia figlia. Ci tocca, ogni tanto ci tocca sottoporci a qualche tampone, insomma, sperando che sia nulla di grave e che non sia positiva, perché ciò vorrebbe dire isolarsi 15 giorni e quindi diventa veramente difficoltoso, anche se in realtà, come potete vedere, insomma, le trasmissioni proseguono, si lavora da casa, quindi si fa smart working anche per la radio, non sembra vero, ma è così, e si continua ad andare comunque in FM, oltre, insomma, a tutte le varie applicazioni e in internet. Quindi, che dire? Beh, intanto che voi potete seguirmi lo stesso, quotidianamente dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, su TRS Radio, sui 104-800 MHz, in streaming sul sito www.trsradio.it, sul DAB canale 12D per Torino e Cuneo, e poi anche TuneIn Radio per smartphone e tablet, una delle tante applicazioni gratuite, ma aspettando anche quello che sarà il nostro appuntamento dedicato ai vinili, martedì prossimo, ma non lo so, questo non mi resta che dirvi, rimanete sintonizzati, come noi amiamo dire, per quanto riguarda la radio, e poi, insomma, vedere che cosa riusciremo a raccontarci. Intanto, come sempre, se avete delle cose da raccontarmi sui vinili, curiosità o cose che volete magari trattare come argomenti, potete mandarmi la mail a imhlibuno@libero.it. Ma adesso continuo a cercare un po' di notizie, nel frattempo io sono in onda fino alle 12, vi saluto, vi abbraccio, vi mando un grande bacio e speriamo che il martedì arrivi presto e che ci si possa di nuovo incontrare per musica e vinili e tanto altro. Ciao! Notizie, beh, insomma, da poco abbiamo salutato Franco Battiato e allora ancora di lui parliamo, perché la Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Catania ha avviato la procedura di dichiarazione di interesse culturale per Villa Grazia, la casa di Franco Battiato a Milo. Questo è un piccolo borgo circondato da un parco con uno studio dove Franco Battiato era solito comporre i suoi brani, con diversi ambienti dedicati alla meditazione, alla letteratura e alla ricerca.
Il procedimento, avviato proprio dalla sovrintendenza, terminerà entro 120 giorni con la posizione del vincolo che dichiarerà la villa quale bene culturale. Eh sì, perché Villa Grazia è un luogo unico, come sottolinea l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, e dice perché esprime quel silenzio e quella spiritualità che Franco Battiato ci ha donato con la sua arte. Il vincolo culturale è un gesto di amore verso l'artista, ma anche di rispetto e di attenzione per quella che fu la sua dimora, un luogo che ci invita alla riflessione, all'introspezione e alla ricerca della verità. Un microcosmo alle pendici della montagna sacra che con questo gesto vorremmo che fosse ulteriormente valorizzato nel nome di questo grande, grandissimo artista. E chi lo sa, insomma, che tutto questo possa effettivamente venire attuato e che in qualche modo anche i nostri viaggi possano poi essere meta anche di questa casa per vedere quello che il grande poeta, in questo caso musicale, ci ha raccontato in tutti i suoi anni. E a proposito di musica, beh, sono tanti i brani che lui ha realizzato e che diventa sempre difficile scegliere qual è il migliore, perché non saprei anche dire se ce n'è una migliore, anche se in realtà forse La Cura è quello che viene messo in cima alla lista da molti. Ma io ho fatto una ricerca e allora sono andata indietro nel 1981 dall'album Giubbe Rosse. Ho scelto per voi L'era del cinghiale bianco in questo mercoledì 26 maggio su TRS Radio. Eh beh, dobbiamo dirlo, L'era del cinghiale bianco ha sempre il suo fascino, interpretato in questo caso sempre da lui, da Franco Battiato, e intanto insomma parliamo di film. Parliamo di film e parliamo di Marvel, ma parliamo di una storia epica che abbraccia migliaia di anni dalla nascita del mondo ad oggi, con un gruppo di eroi immortalati e immortali uniti per lottare contro il più antico nemico dell'umanità. Insomma, è la lotta classica tra il bene e il male al centro di Eternals, il terzo film della fase 4 dell'universo cinematografico Marvel. Oh, poi sappiamo che c'è sempre questa diatriba tra Marvel e DC, soprattutto poi in casa mia, insomma, questa diatriba esiste sempre. Ma questo film l'ha diretto la regista da Oscar, Chloe Zhao, quella di Nomadland, ve la ricordate? E arriverà per oltre novembre nelle sale italiane. Il film targato Marvel Studio vede gli Eternals contro The Deviants. E perché parliamo di questo film? Beh, perché intanto, oltre a già aver avuto tantissime visualizzazioni, il trailer solo nelle 24 ore di uscita, ma parliamo di questo film perché nel cast c'è lei, una bionda platino, Angelina Jolie, che veste naturalmente i panni dell'impetuosa guerriera Tina. E poi tra gli altri attori protagonisti all'interno del cast troviamo anche Salma Hayek. Insomma, questo quindi è quello che ci dobbiamo aspettare naturalmente a partire dal 3 novembre nelle sale italiane. Anche in questo caso, insomma, devo dire che chi si fosse perso magari tutto quello che ha a che fare con Marvel e DC, magari in questo senso può farsi una rinfrescata e andarselo a guardare prima dell'uscita, insomma, di questo nuovo film. E la musica prosegue, perché tutto questo è una magia, così come ci canta Alvaro Soler per questo suo nuovo brano del 2021.